Ciao ragazzi, qua è Omega. Benvenuti a tutti in questo nuovo, nuovissimo video. Come state? Spero tutti quanti alla grande, perché c'è Ronaldo Junior che qui sta di lusso. Già, perché ora vi faccio vedere, vedremo insieme che Ronaldo Junior con suo padre è un attimino in un periodo di tensione. Ora andremo a vedere cosa succede, perché Ronaldo Junior, ragazzi, a discapito di suo padre, dopo che Ronaldo pensava che il suo garage fosse stato tolto e le macchine fossero state vendute, si sbagliava di grosso, perché Ronaldo Junior sta facendo una cosa alle spalle di Cristiano Ronaldo. E oggi vedremo Ronaldo Junior che cosa è riuscito a fare in tutti questi mesi senza l'aiuto di Ronaldo e soprattutto nascondendoglielo in una maniera impressionante. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bellissimo mi piace, dovete farlo, Ronaldo Junior. Iscrivetevi al canale, cosa importantissima per non perdere i prossimi episodi, e commentate con i video che vorreste vedere. Intanto vi ricordo di seguirmi su Instagram, che trovate sia qui che in descrizione. Vi basta cercare @RealAntony, venirmi a seguire, così ci mettete solo 2 secondi. Quindi ragazzi, fatelo, così vi posso salutare a fine video. Quindi mi raccomando che vi aspetto. Ragazzi e ragazze, benvenuti tutti quanti in questo nuovo episodio della vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior, idolo ormai di tutti quanti, tutta YouTube Italia, tutta la fascia adolescenziale di YouTube Italia. Ormai che non conosce Ronaldo Junior, raga, tutti. Allora, c'è nostro padre, quindi c'è Cristiano, che quest'oggi sta avendo un colloquio con le guardie, quindi lo vedo piuttosto impegnato, papà. Cioè, sta parlando un attimo con le guardie dell'FBI, perché ultimamente sta ricevendo delle minacce. Allora, non so che tipo di minacce stia ricevendo papà, però un personaggio del suo calibro è normale che le riceva. E quindi sono ritornate ancora una volta, cioè sono andate il cambio alle guardie dell'FBI. Tra l'altro non si sa mai quello che può succedere, per cui meglio stare attenti. Lo stavo notando adesso che, se non sbaglio, Cristiano ha la mia stessa felpa. Ragazzi, oggi Cristiano Ronaldo e io siamo vestiti allo stesso modo. Mi mancano solo i pantaloni bianchi, le scarpe, le Chicago White, eccetera, là. E ci possiamo vestire uguali, porca miseria. Va bene, allora, detto questo, io approfitterei di questo momento dove papà è distratto, che non mi sta cagando proprio, per andare a piedi da una parte. Ovviamente non a piedi, cioè vado correndo un po'. Perché voi non lo sapete, ma mi sono fatto un garage bomba, ma proprio bomba di quelli bomba. E papà pensava che l'avessi venduto, perché mi aveva minacciato di togliermi tutto. E direi di sgattaiolare velocemente e di andarci prima che se ne accorga. E questo è tutto, signore. Cioè, dovete fare soltanto questo, un po' più di protezione. Vabbè, spero abbiate capito. Allora, ragazzi, Ronaldo Junior vedo che è uscito dal cancello. Non ha preso nessuna auto, meno male, anche perché non poteva, perché stavo io. C'è una cosa che mi nasconde quel ragazzo. Vorrei prendere tanto la BMW o l'Audi, ma poi Ronaldo Junior ci sentirebbe. Quindi ragazzi, siamo costretti a seguirlo a piedi. Mi devo solo sbrigare, perché secondo me quel bambino, ragazzi, ci nasconde qualcosa. Quindi cerchiamo di seguirlo e andiamo a vedere dove ci porta. Oh, ma Cristiano, potresti fare il detective tipo un giorno di questi. Allora, però arrivare in città a piedi così, voglio dire, sì che sei Ronaldo e non senti né la fame, né la stanchezza, né niente, però che miseria, quanto è lontano. Cioè, per arrivare da casa mia fino a qua abbiamo praticamente sprecato tutte le energie, infatti dovremmo mangiare. E c'è una cara persona, che ci sta aspettando. Ciao Ribola, come stai? Ciao Fra, scusa, sì, lo so, scusa, ti ho fatto aspettare, l'abbiamo fatto aspettare un sacco di tempo, ragazzi. Però tanto. Ragazzi, Ribola è qui perché ci ha aiutato tantissimo, perché abbiamo cercato di fare qualcosa con la persona meno sospettabile di tutte, Dybala, che gioca in squadra con papà. Dybala comunque mi aiuta perché siamo tanto amici, e oltre a fargli vedere il garage, ragazzi, lui nel caso ci coprirà, dovreste esserci qualcosa. Oh, entriamo? Entriamo? Dai, entriamo. E poi era al piano superiore, se non ricordo male. Aspetta che bisogna vedere qual era. Vabbè, intanto vado a vedere, aspetta. Allora ragazzi, ci siamo nel garage, siamo con Dybala. Allora, vi spiego perché ci ha aiutato Dybala. Perché se noi avessimo spostato tutte queste macchine in modo illecito, poi soprattutto perché tutti i condomini che hanno il garage sopra e sotto si sono lamentati, lo avrebbe detto a Cristiano Ronaldo. Infatti, apposta per aiutarci, così cerchiamo di evitare questi tipo di intrallazzi, questo tipo di cose qua. Allora, io so che volete tutti vedere il garage, avete già visto qualcosa che vi interessa, e partiamo di lì dalla cosa che vi interessa, perché guarda caso la visuale mi si è spostata proprio là. Ragazzi, ecco il garage segreto di Ronaldo Junior, a cui credo
Ricordatevi questa cosa, che si andranno ad aggiungere due macchine, di cui una di queste si toglierà e l'altra sarà totalmente nuova. Forse, vabbè, ne parliamo dopo. Ragazzi, la tanto acclamata auto, la più bella di GTA V, è la Lamborghini per Louis Vuitton di Supreme. Quindi la Lamborghini Supreme, come già l'avevamo già denominata in parecchi episodi della vita reale. Tutti pensavano fosse stata distrutta, ma Simon, ragazzi, è riuscito ad aggiustarla. Mio padre pensa che sia andata totalmente distrutta e che ci fosse stato soltanto un esemplare al mondo. Ma io, giustamente, che ho fatto? Ho fatto prendere una semplice Lamborghini, l'ho fatta rivestire dello stesso materiale ed è uscita esattamente come quella di papà. Infatti, ragazzi, ecco a voi la Lamborghini Supreme. È uguale, identica a quella di nostro padre. Nei dettagli, nel motore, negli interni, è uguale e identica. Non ha nulla che non va. Insomma, questa fila qui, come avrete notato, è totalmente delineata alla mia auto preferita, quella di Ronaldo Junior, la Lamborghini. Qui abbiamo la bellissima Lamborghini della polizia, che penso vi ricorderete tutti. Se non ve lo ricordate, andate a vedere sul canale. C'è un episodio dove Ronaldo Junior gli sequestra una macchina, la verniciano come quella della polizia e Ronaldo Junior gliela riruba. E da qui nasce la Lamborghini della polizia, che se non sbaglio è una Aventador questa, o una Jay Speed Tester, che comunque è stata verniciata ma mai usata. Infatti con questa non ci uscirei mai, solo da collezione, che premesso tutte le auto sono, ragazzi, soltanto per... Continuando, abbiamo una Lamborghini dal design molto particolare, la Lamborghini Reaper, che ho fatto arancione. Infatti tutte le auto qui dentro non hanno nessuno lo stesso colore. Dopodiché abbiamo lo stesso elemento che la Lamborghini che ci ha regalato nostro padre, l'unica cosa che ci ha regalato, e poi la Lamborghini Urus, che anche ha papà nel garage, che non la esce mai, vabbè, di cui ho pensato di farla totalmente dorata, del colore dorato, con la mia targa dietro, ovviamente come a tutte le auto. Direi che è abbastanza figa. E questa è la fila delle Lamborghini, dove ce ne sono 5. Avrei voluto metterla a centenario, ragazzi, ma non serve, perché poi faremo altre modifiche. Ricordatevi che si aggiungerà, ricordatevi questa cosa, a breve aggiungeremo una nuova Lamborghini, penso di sì, e ne toglieremo una. Continuando velocemente, ragazzi, qui abbiamo un Audi A8, abbiamo una bellissima Bugatti, la Chiron 17. Guardate, allora, praticamente ha la prima parte cromata, così come i cerchioni, e la seconda parte tutta in nero. E sarebbe la seconda parte in nero che sarebbe cofano, tutta la parte dove sta il motore. Che questa mi piace veramente come l'ho fatta questa macchina, mi piace veramente tanto come l'ho fatto customizzare. Attenzione a quest'auto, ragazzi, questa è la Mercedes. Scusate, questa è la Ferrari, è una Ferrari bianca che, attenzione, ho intenzione, questa è la Ferrari Italia, un modello veramente top, che ho intenzione di far modificare, di fare un'auto cazzuta, veramente. Ricordatevi di quest'auto e della Lamborghini, perché prossimamente ci faremo dei video molto molto belli. Infine, quasi infine, abbiamo due Mercedes. La prima dovrebbe essere una classe, mi ricordo, classe E, la E è questa? No, eh sì, è la classe E400, che è una berlina molto bella, dal colore, non dico giallo matto, però forse anche metallizzato. Ed infine abbiamo la Mercedes, che mi è piaciuta, da cui ho preso ispirazione, da quella di Messi, che dovrebbe essere la SLR, che è una Mercedes molto particolare. Infatti devo ancora far cambiare la targa perché non ho avuto tempo. È la Mercedes che ha sempre avuto Messi e mi è piaciuta, e io gli ho aggiunto soltanto il colore verde, che era della Mercedes AMG GTR di papà, che abbiamo fatto saltare in aria. Questo è tutto, ragazzi, alla fine di un totale di 10 macchine da paura, di cui vi ricordo la Ferrari la modificheremo, e forse la Lamborghini Sesto Elemento, che è quella che dovrebbe stare a casa perché me l'ha regalata papà, ne metteremo un'altra, non ve lo voglio spoilerare. E qui c'è Dybala, che dove giustamente mi ha aiutato, quindi grazie Dybala per averci aiutato, sei stato molto gentile. Bene, direi che queste sono le auto, sono 10 auto, fatemi sapere se vi piacciono, tutti colori diversi, a parte che potrebbe sembrare la Urus e la Mercedes, no, perché una è giallo matto, l'altra è totalmente dorata. Direi che possiamo uscire, ragazzi, possiamo uscire dal garage. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che le auto vi siano piaciute, fatemi sapere qual è la vostra preferita tra tutte queste. Ecco, questa riesco a inquadrarle tutte, perché queste sono le auto ufficiali che Ronaldo Junior tiene nascoste per quando sarà grande, perché queste non vorrebbe romperle, perché è una sua collezione personale e non vorrebbe romperle, povera voi, ragazzi. Piuttosto, direi che abbiamo finito. Dybala, possiamo uscire? Anche perché quello che devo farvi vedere l'ho fatto vedere, quindi direi che possiamo uscire. Allora, ragazzi, non so, ho perso tipo le tracce di Ronaldo Junior verso qui, non so cosa stia facendo all'Eclipse Tower,
andiamo a vedere. Cioè, quello invece di andarsi a allenare, che oggi c'è, che non oggi, abbiamo l'allenamento, oggi abbiamo l'allenamento, sta con mio figlio. Ma che stanno facendo? Vabbè, a sto punto. Faccio finire niente, tralala, 1, 2, 3, mannaggia chihuahua. Oh, ciao ragazzi! Oh, Ronaldo Junior! Dybala, che fate qui? Ehi, Ronaldo Junior, che fai qua? Che state facendo qui? Ronaldo Junior ha messo via il telefono, ci sta dicendo che niente, si erano incontrati con Dybala qui per caso e stavano parlando. Scusa Dybala, ma tu non avevi allenamento oggi? Ok, allora, la cosa non mi piace perché questi due nascondono qualcosa. E poi perché? Ah no, mi sembrava aperto, forse si è appena chiuso. Ah no, era chiuso. Allora ragazzi, secondo me qui gatta cicova, questi due stanno nascondendo qualcosa. Dovrò indagare, non ne sono sicuro. Secondo me Ronaldo non ha capito niente, non ha scoperto niente, è meglio così. Bene, allora ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, un bellissimo mi piace, un pollicione in su, bellissimo, sgargiante, di lusso. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e commentate dicendomi qual è la vostra auto preferita. E Cristiano Ronaldo ne è ancora all'oscuro, non ne sa nulla. Quindi detto questo, grazie per essere stati quest'oggi anche con me. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione. Bastate che cercate chiocciola Real Anthony, mi venite a seguire. Ci mettete 2 minuti ragazzi, fatelo, una cosa che ci tengo molto, mi raccomando, così vi posso salutare a fine video. Quindi, sghiere, lo facciamo. Direi che per questo video è tutto, qui Ronaldo Junior che non me la conta giusta, sinceramente manco Dybala perché doveva essere allenamento, fanno finta di niente e fanno i finti tonti, vabbè. Per questo video è tutto ragazzi, indagheremo, non lo so, mi puzza la cosa. Qua Megozzo, noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video, bella per tutti e non fate i monelli. Ciao!